Cominciamo col chiederci perché i ricchi da una ventina d'anni o se non 30 stanno diventando sempre più ricchi mentre i poveri diventano sempre più poveri. Con la finanziarizzazione si è realizzato un rapporto sempre più diretto tra i ricchi e i poveri. Per certi aspetti si può dire che i ricchi abbiano prestato denaro ai poveri, soprattutto negli Stati Uniti, per comprarsi la casa. E ricavandone utili rilevantissimi, ma anche le privatizzazioni, le pensioni private, l'attacco al welfare in tutte le sue forme, sono stati modi per ridurre il reddito dei poveri in forme che attraverso vari canali risalgono verso l'alto e affluiscono ai ricchi. Vi è stato un notevole arricchimento del 10% superiore, il cosiddetto decimo decile della popolazione, che è stato un notevole arricchimento. Il 5% della popolazione ha conosciuto un arricchimento ancora di molto superiore e l'1%, giusto la percentuale di cui parlano gli occupanti di Wall Street, ha avuto degli arricchimenti semplicemente astronomici, prelevando direttamente, intervenendo direttamente sul reddito formato da salari, pensioni, altre forme di reddito degli strati meno abbienti. Un secondo motivo, un secondo mezzo per arricchire i ricchi sono state e sono tuttora le politiche fiscali con l'appendice delle evasioni. Sia negli Stati Uniti che in Europa le aliquote marginali per i ricchi sono state fortemente diminuite dopo gli anni 70-80, sono state diminuite le imposte sulle società, in Italia ad esempio di circa il 10%. Circa 10 punti percentuali tra il 2000 e il 2010. In Francia hanno abolito, fortemente ridotto le tasse sull'eredità e sulle cosiddette grandi fortune. In Germania hanno abolito la patrimoniale che esisteva ancora a metà degli anni 90. Queste politiche fiscale fortemente favorevole ai ricchi, va aggiunta la larghissima quota di elusione ed evasione fiscale che è possibile con strumenti legali in molti paesi. Si stima che nelle cosiddette, non soltanto nelle solite isole dei Caraibi, le Cayman o altro, ma in quelle che sono definite le giurisdizioni segrete si siano accumulati dei patrimoni finanziari che vanno, le stime minime passano i 10 trilioni di euro, ma si arriva anche a 25-30 trilioni di euro. Questi patrimoni pagano o imposte risibili o non pagano nessuna imposta perché le giurisdizioni segrete sono fatte per rendere il massimo servizio anche dal punto di vista fiscale a questi capitali. Quando ci si chiede, quando qualcuno chiede come è cominciato tutto questo, di solito molti lavori, molti saggi, molti rapporti che ho visto convergono nell'indicare grosso modo gli anni intorno al 1980 come anni di svolta. Sono anni di svolta perché nei 30 anni precedenti o giù di lì il tasso di profitto delle aziende manifatturiere, ma anche di quelle, anche delle società finanziarie, erano andati diminuendo e quindi anche sotto lo stimolo delle istituzioni culturali che si occupano di dare corpo alle dottrine neoliberali,
e anche sotto la spinta di cospicue forme di lobbying, fondazioni, centri studi che spingono in questa direzione. E la ricerca dei profitti si è spostata dalla manifattura alla finanza. Le banche per prime hanno creato enormi quantità di denaro, sia creando prestiti, perché le banche creano denaro concedendo prestiti, sia creando e diffondendo trilioni di titoli derivati che per certi aspetti sono essi stessi una nuova forma di denaro perché possono essere rapidamente convertiti. La politica ha fortemente aiutato questa finanziarizzazione che può essere definita come la patologica moltiplicazione degli attivi finanziari rispetto all'economia reale. Gli attivi finanziari nel mondo intorno al 1980 erano ancora più o meno pari al PIL del mondo e nel 2007, quando scoppia la crisi finanziaria, lo superavano di almeno 4 volte. Parliamo di 240 trilioni di dollari contro 60 trilioni di PIL del mondo. Questo ha inciso fortemente anche sulle attività non finanziarie, perché anche le industrie manifatturiere o le industrie dei servizi, in primo luogo, hanno adottato il paradigma per cui occorre soprattutto massimizzare il valore per gli azionisti. Il che ha fatto dei manager, degli specialisti che tengono conto soprattutto del profitto piuttosto che delle persone, piuttosto che del fatturato stesso, piuttosto che dello sviluppo. I politici hanno dato una mano anche in Europa, anzi per certi aspetti prima ancora in Europa che non negli Stati Uniti, da un lato liberalizzando. E poi si sono avuti negli Stati Uniti tutta una serie di interventi legislativi, come l'abolizione della legge che impediva la commistione tra banche di investimento e banche commerciali, come la modifica radicale, se non l'eliminazione della legge che regolava i derivati, che ha permesso di moltiplicare all'infinito i derivati riducendole ad una forma di scommessa rispetto a quella originale che era un'onesta forma di contratto assicurativo. Le imprese quindi hanno badato sempre di più al valore dell'impresa in borsa, molto di più che non ai prodotti, non parliamo degli interessi dei dipendenti, degli operai, degli impiegati. Uno degli effetti della ricerca dei profitti in modi diversi dallo sviluppo dell'economia reale nel proprio paese è stata la ricerca di profitti anche per via industriale in altri paesi, in Cina, in India, nelle Filippine, in Indonesia e altrove. Questo processo chiamato globalizzazione, che è stato in realtà un grande episodio, una grande forma di politiche del lavoro prima di ogni altro, e ha messo in concorrenza e in conflitto un miliardo e mezzo di lavoratori da un dollaro l'ora con lavoratori da 25-30 dollari l'ora o euro in Europa. E questo ha esercitato una enorme pressione verso il basso dei salari negli Stati Uniti e in Europa. Il caso da manuale, il caso archetipico del caduto dei salari, delle pressioni sui salari, sono gli Stati Uniti, dove i salari in termini reali, quindi depurati dall'inflazione, intorno al 2007-2008 erano leggermente inferiori a quelli del 1973, ma qualcosa del genere è avvenuto anche in minor misura in Europa. Basti dire che i salari italiani sono
pressoché fermi in termini reali dal 1995, e soprattutto bisogna ricordare che la quota salari sul PIL nei paesi dell'OCSE, che oggi sono 34, prima erano una trentina, è diminuita tra il 1976, metà degli anni 70, e il 2006, è diminuita di circa 10 punti. Un punto di PIL per l'Italia, ad esempio, vuol dire 16 miliardi, e 10 punti di PIL fanno 160 miliardi che ogni anno vanno alle rendite da capitale, da immobili o altro, ma non vanno più al lavoro. Per imbrigliare la finanza e ricondurla al suo onesto e indispensabile ruolo di ancella dell'economia e non di padrone dell'economia, bisogna fare delle riforme molto incisive. E queste non si vedono, perché la riforma, la cosiddetta riforma di Wall Street, firmata dal presidente Obama ormai nel 2010, era già una modesta riforma quanto a capacità di incidenza sullo strapotere delle società finanziarie, ma ha fatto pochissima strada, perché è stata sabotata in ogni modo dai repubblicani, era anche eccessivamente complicata, richiedeva centinaia di decreti attuativi, di cui in due anni ne sono stati fatti una trentina invece di alcune centinaia. In Europa si parla da anni di riforma, ne parla il Parlamento europeo, ne parla la Commissione europea, è stato varato di recente un documento proprio i primi di ottobre. Sono riforme del tipo meglio di niente, però rispetto allo strapotere del sistema finanziario, alla sua enorme complessità, al fatto che una parte di esso molto cospicua, forse pare se non più grande ancora, la parte emersa, è un sistema in ombra, viene chiamato appunto finanza ombra, o sistema finanziario ombra. Anche queste prime proposte di riforma che circolano nell'Unione Europea sono veramente di profilo troppo basso. Oltre a questo, se vogliamo prima di questo, bisogna trovare delle formazioni politiche che vadano in Parlamento a fare delle leggi che correggano le distorsioni fiscali, provvedono ad una equa, anche se limitata, redistribuzione del reddito, tutelino i salari ed i posti di lavoro. Ci vorrebbe non il 99% di cui si parla, basterebbe il 51%, ma temo che questo 51% nel nostro paese, come in altri, sia lontanissimo dall'essere raggiunto.